Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi lunedì 17 maggio farò una visita molto veloce dove controllerò probabilmente solo i melari e vedrò se aprire qualche cassa. Il meteo si è stabilizzato, di notte non fa caldissimo, la sera neanche. Adesso sono le 6:30, ho aspettato che le api finissero il raccolto per non disturbarle e adesso andiamo a vedere cosa succede. La famiglia numero 3. Non ho ancora tolto i fondi perché non fa così caldo. Allora, i favi sono tutti costruiti, ma questa era già ben messa l'altra volta. Eh sì, c'è acacia. Questo è quasi pieno. Da questa parte un po' meno. Qua hanno costruito anche quelli laterali. Guardiamo un attimo il nido per vedere il T3 campero. Sì, pesa, pesa decisamente. Rimuoviamo prima l'ultimo qua, altrimenti rischiamo di rovinare le celle. È a scorte. E poi vediamo il campero che stanno costruendo, c'è anche la regina. Allora, voglio anche vedere questo qua che era un cereo perché voglio controllare che la regina abbia spazio per la covata. E andiamo a vedere cosa succede da questa parte. Questo anche è a scorte, essendo oltre il diaframma. Però ne ha meno dell'altro ed ha un po' di celle vuote, quindi io vado a mettere quello con più scorte di qua e qua quello più vuoto e poi andiamo a vedere qua quello che era il cereo che è a covata, ma anche questo ha delle scorte, sì, anche parecchie larve. E guardiamo anche questo qua di fianco che ha una covata un po' più bella, scorte già opercolate e direi che va bene. Vedete che nonostante il campero comunque ci sono delle celle da fuco, quindi non è che si eliminano completamente i fuchi con il campero. Andiamo a rimettere l'esclù di regina. Urca se pesa! E qua direi che siamo a posto. C'è qualche formichina, ma l'importante è che non ci siano formiche nel coprifavo e nella cassa. Se lasciamo aperto il disco, ci penseranno le api. Ora, vista la prima, che è una delle più forti, mi sono già fatto un'idea sulle altre, quindi non credo che andrò a vedere il campero nel nido, perché se non l'hanno costruito qua è difficile che l'abbiano costruito da qualche altra parte. Allora, anche qua sì, bene, anche qua hanno costruito anche quelli laterali e ci hanno già messo anche delle scorte, quindi non vado a fare niente. Comunque spazio ce n'è ancora. Tornerò fra 5 giorni, credo venerdì, e siamo a posto. Guardiamo anche la 6, anche qua non vedo tantissimo movimento nel melario, anzi qua veramente poco. Infatti non hanno costruito, questa famiglia potrebbe avere un problema. O di varroasi, o va a sapere. Qua direi che è il caso di dare un'occhiata al nido, perché non mi convince tanto sta famiglia, anche se vedere così da sopra è pieno di scorte.
Probabilmente solo non sono salite tanto a Melario. Facciamoci spazio togliendo il diaframma. Questa, ecco, una famiglia che non me l'ha rosicchiato. A differenza di quell'altra disgraziata. Direi che, vista la covata, non direi che ci siano problemi di varroa. Le scorte qua anche sono abbondanti, la covata è compatta, bella. Magari una famiglia che è rimasta solo un po' più indietro. Qua di lato non è vuoto, ci sono scorte. È vuoto da questa parte quasi completamente. Teniamocelo un attimo da parte. Ecco, questo è un favo che hanno messo completamente a scorte. Allora anche qua glielo portiamo qua oltre diaframma. Controlliamo anche il T3, che nella mia versione ho rinominato Canà, e anche qua possiamo vedere che non procede tantissimo la costruzione, anzi proprio non procede. Quindi questo vuoto, semivuoto, glielo andiamo a mettere qua dove c'era quello tutto di scorte. Quello di scorte gliel'abbiamo portato oltre diaframma. Escludi regina. Il melario che qua è più che leggero, proprio non ci sono salite queste. Beh, no, in realtà hanno messo delle scorte qua sull'unico costruito che avevo messo. Però gli altri forse li hanno abbozzati, forse. Questa è la famiglia 2, quella con la regina vecchietta, non mi aspetto granché, e infatti anche questa evito anche di andare ad aprire il nido qua. Qua non hanno messo scorte neanche in quello che era già costruito, alcuni sono completamente da costruire. Vedo un po' più di api qua nel centro, si stanno costruendo qua nel centro, c'è anche qualche goccia di nettare. Qua appunto, finita la caccia, cambio regina. Un'occhiatina anche a quelle di questa fila. Qua abbiamo la famiglia numero 7. Bene, direi. Qua messo fogli cerei nuovi, poi spostati quelli laterali in centro. Adesso sono tutti costruiti e anche raccolti. Almeno questo qua. Bene, mentre quelli laterali non credo siano raccolti, ma almeno sono costruiti. Beh no, hanno messo anche qua su quello laterale. Vediamo anche quello da questa parte. Stanno raccogliendo anche qua. Bene, bene. Allora, famiglia 10. E qua niente. Proprio niente. Chiudiamo. Passiamo alla 11. Neanche qua, secondo me, poco o niente. Bah, sì, qualcosa di api c'è. Qua sì, ci sono scorte, ma praticamente solo su un paio di favi.
Un'occhiatina anche alla famiglia, quella recuperata dal nucleo, quello che era un po' sficcato, e vediamo se è il caso di aggiungere un cereo qua. Allora, iniziamo a vedere se questo è di scorte. E così è. Bello. Di scorte. Quindi andiamo a metterglielo qua, oltre diaframma. Poi andiamo a vedere questo cereo che è il più recente, che ha covata. Quindi io glielo vado a mettere qua, anzi prima di metterglielo diamo un'occhiata al T3. Bene, direi che la prima parte è completa, per cui posso andare a aprire quella centrale. Vado a rimetterglielo. Questo con la covata vado a metterlo qua. E qua vado ad inserire un cereo. Bom, la visita è finita. Stagione strana perché sta continuando a fare freddo. Ha piovuto parecchio, anche se adesso sembra essersi messo sul bello. Credo questa sarà l'ultima settimana per la caccia, speriamo bene. E che dirvi? Grazie a tutti quanti per la visione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!